Beato Giordano di Sassonia, sacerdote domenicano, memoria 13 febbraio. Breve biografia tratta da 100 santi domenicani e in video a cura del Movimento Domenicano del Rosario. Nessun altro divise con San Domenico il merito di aver tanto efficacemente diffuso e consolidato l'ordine come il Beato Giordano. Nato a Burgberg in Westfalia, dagli Erbenstein conseguì il baccellerato in teologia e insegnò poi nella stessa università come Magister Artium, ossia maestro delle arti. Quando nell'estate del 1219 il fondatore, di passaggio a Parigi, raccontò la prodigiosa guarigione e la vocazione di Reginaldo, il brillante docente fu conquisto dal programma dei predicatori, povertà e apostolato. Ma Domenico volle che per il momento Giordano ricevesse il diaconato. Solo alcuni mesi dopo, su invito di Reginaldo giunto da Bologna, entrò nell'ordine il mercoledì delle ceneri, 12 febbraio 1220. Nel maggio successivo lo troviamo al primo capitolo generale di Bologna. Al secondo capitolo generale, Domenico affida a Giordano il provincialato di Lombardia e l'anno seguente tutto l'ordine si sceglie in lui il suo capo. Intraprendente, si parla di 240 fondazioni e di un migliaio di novizi, gioviale, Giordano promosse con abilità la canonizzazione di Domenico, interessando alla cosa Gregorio IX, già intimo del santo. Giordano fu presente alla prima apertura della tomba, notte tra il 23 e il 24 maggio del 1233, e quando a Strasburgo apprese che il pontefice aveva emanato da Rieti la bolla di canonizzazione, lanciò a tutto l'ordine una lettera in cui riassumeva con traboccante gioia le fasi che avevano portato al riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa. Oltre all'epistolario rivolto al monastero di Sant'Agnese di Bologna, da lui inaugurato nel 1223, e altri scritti scolastici, Giordano ci ha lasciato la prima e più preziosa biografia del santo, nel suo Libellus de Principis Ordinis Predicatorum, redatto a Milano o a Bologna tra il 1233 e il 1234. Equilibrio, profondità d'intuito, concisione, esattezza, il tutto lievitato da contenuta commozione. Partito alla volta della Terra Santa sulla fine del 1236, morì in un naufragio il 13 febbraio dell'anno successivo presso le coste della Siria. Il corpo del beato, recuperato dal mare, fu sepolto nel convento di San Giovanni d'Acri. Venne beatificato da Leone XII nel 1826. Al beato Giordano risale la consuetudine del canto a compieta della Salve Regina. Egli sintetizzava così l'ideal domenicano: vivere secondo bellezza spirituale, imparare e insegnare, oneste, vivere, discere, docere. Il capitolo generale del 1955 lo ha dichiarato patrono dell'opera delle vocazioni domenicane. E così scriveva il beato Giordano a riguardo della tradizione del canto della Salve Regina. A quanti questa santa lode della veneranda Madre di Cristo fece versare lacrime di devozione, quante volte essa commosse gli affetti di chi l'ascoltava o di chi la cantava, intenerendo la durezza dei loro cuori e infiammandoli di santo ardore. E non crediamo che la Madre del nostro Redentore si diletti di tali lode, si commuova per tali preghiere?
Mi riferì un uomo religioso e degno di fede di aver visto spesso in visione al momento in cui i frati cantavano Eia Ergo, Advocata Nostra, la madre del Signore in persona, nell'atto di inginocchiarsi davanti a suo figlio per impetrare da lui la conservazione di tutto l'ordine. E anche questo fatto ho voluto ricordare, affinché la devozione dei frati che lo leggeranno si infiammi sempre più nella lode della Vergine. Orazione dalla liturgia delle ore, calendario proprio dei frati predicatori. O Dio, Tu hai voluto che il Beato Giordano presentasse l'ideale domenicano come piena attuazione del Vangelo. Rendici testimoni fedeli e operosi del Regno di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.